Ok, ciao ragazzi, ciao a tutti, mi chiamo Randy, benvenuti in questo video. Io questo video non lo volevo fare, lo prometto, lo premetto. Il fatto è che, siccome vedo che molte persone in Italia non sanno usare ancora decentemente questo plugin, e siccome ho bisogno di insegnarvi qualcosa che possa essere veramente utile su Minecraft, eccomi qua per spiegare a voi il plugin di WordEdit. Fatto semplice, non intenderò schematiche, la terraforming o altri progetti che possono essere complicati e andrò a intendere tutti i comandi che sono i più basilari, come copiare, incollare, selezionare. Andremo a guardarli approfonditamente e a cercare di capirli. Quindi io vi lascio il video, vi do una buona visione e per favore iscrivetevi perché è stato un lavoraccio, ve lo giuro. Ci vediamo, ciao ragazzi. Allora, partiamo dal fatto che WordEdit è un plugin che funziona più tramite gioco che console, quindi non abbiamo bisogno di settare prima niente, abbiamo bisogno solo di installare il plugin e di cominciare. Quindi il primo comando che può essere utile, mi sono preparato un foglio con tutti i comandi perché è un casino, è slash slash wand. Come funziona? Si fa slash slash wand e si ha un'ascia in legno. Adesso, questa ascia in legno è particolare perché è capace di selezionare dei punti. Col primo, quindi tasto sinistro per intenderci, si può selezionare un blocco come posizione 1. Col destro si può selezionare come posizione 2. Selezionando due punti creiamo una regione. Ok, tenete bene a mente il concetto di regione che su WordEdit torna molto spesso. Quindi abbiamo creato una regione in questo momento perché abbiamo selezionato un punto e due punti. Adesso cosa possiamo fare? Se noi volessimo però non selezionarli manualmente, perché magari non so, non c'è il vetro qua che mi sostiene, ma ho due punti volanti, potrei fare semplicemente così, quindi magari mettiamo che questo è per terra, vado, questa è la posizione numero 1 per WordEdit, e adesso mi metto circa qua, quindi in modo a creare un rettangolo che lo contenga, e faccio slash slash pos 2. In questo modo la mia posizione è qua, però il rettangolo contiene questa fascia qua. Come allo stesso modo potrei andare qua e fare slash slash pos 1. Quindi capite che è un altro modo per selezionare dei blocchi più efficacemente se sono in area e non ho supporto. Bene, quindi una volta che abbiamo creato una regione possiamo operare all'interno di questa. Come per esempio possiamo usare dei comandi quali slash slash set per riempire un'area intera di blocchi, quindi set, abbiamo già selezionato la regione come vedete, possiamo fare set Minecraft o direttamente perché tutti i blocchi di Minecraft tramite comando con WordEdit si scrivono Minecraft due punti e il nome per esteso, quindi oak log blanks, ma possiamo semplicemente tagliare, questi sono gli stonebricks, quindi scriviamo stone trattino basso br. Possiamo selezionare col mouse o andare con tab finché non troviamo e dare l'invio. In questo modo abbiamo riempito un'area piena di blocchi. E c'è l'owner, ciao Gaetano. Allora, premessa. Ci sono altri due punti. Noi non vogliamo però riempire come abbiamo fatto qua, ma vogliamo semplicemente creare un'interlinea dei blocchi. Quindi vogliamo creare delle mura attorno alla nostra regione. Quindi andiamo a selezionare e facciamo slash slash walls, per esempio, che crea il contorno. E andiamo a dare l'invio. Ah, non è vero, stone bricks devo mettere. Quindi stone e bricks. E abbiamo creato l'interlinea che c'è tra questo blocco e questo. Questo così, questo così, questo così, questo così. Magari voi però non volete i muri. Magari volete, non so, racchiudere qualcosa all'interno. Quindi volete solo il contenitore di quello che ci starà dentro. E per questo, in questo caso c'è il comando outline. Quindi andiamo a selezionare una regione e facciamo ok, slash slash outline e stone bricks. In questo modo, ora vi faccio vedere dentro è vuota, e abbiamo creato il contorno della nostra struttura. Ok, se abbiamo qualche problema ad eseguire i comandi e sbagliamo qualcosa, c'è un comando che ci torna molto utile, forse il più importante di WordEdit, che è slash slash undo. E questo ci fa ritornare indietro nel tempo di un cambiamento. Possiamo farlo due volte, possiamo farlo tre volte. Se facciamo un undo di troppo, quindi magari volevo ottenere questo, ma non questo, esiste il comando slash slash redo per annullare l'undo precedente, o se per esempio faccio un comando sbagliato, per andare avanti nel tempo, come se quel comando fosse stato fatto, ma in realtà non è stato fatto. Quindi, ad ogni modo, spostiamoci alla prossima sezione. Allora, qua cosa c'è da fare? Qua dobbiamo andare in ordine e ordinare questi blocchi. Quindi vedete che ci sono un po' blocchi a caso, misti tra terra e stonebricks. Magari quali vogliamo tutti gli stonebricks? Allora, ci sono vari modi per rimpiazzare dei blocchi. Uno, il più semplice è il comando, ovviamente dopo aver selezionato la regione, slash slash replace, quindi rimpiazza, e mettiamo
Dirt, per esempio, con gli Stombricks. Ok, in questo modo siamo andati a rimpiazzare tutta la terra con dei mattoni. Dal comando rimpiazza la terra con dei mattoni. In questo caso questa è erba, non terra. In Minecraft ha un ID diverso, si chiama grass. Possiamo ricopiare il comando, ma cambiare dirt e mettere grass block per far scomparire anche questi. Quindi, non c'è solo questo modo però. Abbiamo anche il replace near che funziona come questo comando, solo che a differenza di quest'ultimo, riesce a eliminare tutti quei blocchi e riesce a rimpiazzare tutti i blocchi in un'area. Quindi, per esempio, possiamo fare slash slash replace near. Mettiamo boh, un raggio di. Abbiamo bisogno di un raggio. Mettiamo un raggio di 6 a guardare. Minecraft dirt. Così. In Stonebricks. Stone bricks. Eccolo qua. Diamo l'invio e vediamo che sono scomparsi. Ovviamente poi adesso che andiamo a cambiare da dirt a grass. Grass, magari grass block, perché sennò Minecraft non lo rileva. E voilà, siamo andati a rimpiazzare anche questi. E vabbè, anche questi perché il raggio di 6 prende anche questi, ma va bene così. Ad ogni modo, abbiamo anche un altro comando che si chiama remove near questa volta. E funziona così, slash remove. Questa volta è solo uno slash. Remove near, o possiamo fare remove below, o remove above. Questi tutti i comandi sono non per rimpiazzare, ma per rimuovere. Quindi, per esempio, possiamo fare remove near. Possiamo fare remove near Minecraft grass. Grass block. Block. In un raggio di 5. E vedete che siamo andati a togliere questi. Ora possiamo mettere dirt, per esempio. E andiamo a togliere tutti i blocchi di terra. E poi, boh, vi serve se dovete togliere e non rimpiazzare, ovviamente. Ad ogni modo, per ordinare su WordEdit abbiamo anche altri comandi, come per esempio, non so, abbiamo fatto un macello, non so, con la lava o con l'acqua. Abbiamo, non so, messo l'acqua qua, messo la lava qua, messo un po' di qua, messo un po' di qua, di qua, di qua. E abbiamo fatto un po' un casino, giusto? Per questo WordEdit ci offre il comando drain. Si fa così, slash slash drain. Mettiamo, boh, 10. Mettermi giù forse. Eccolo qua. E vedete che è stato drainato, quindi letteralmente asciugata tutta quest'area. Possiamo farlo anche qua. E qua. Ok. Tocca questo. Ah no, è scomparso. Fantastico. E poi con un replace near, un replace possiamo andare a rimpiazzare tutta la terra o tutta la stone o la cobblestone che è stato fatto, ecco. Poi, andiamo a vedere poi. Adesso entriamo un po' più nella sezione complessa di WordEdit, dove servono le funzionalità. Quindi, allora, prima di tutto bisogna creare una regione, quindi andiamo a selezionare gli apici di questi punti. Ok. E andiamo a fare così. Adesso abbiamo selezionato questa regione. Adesso possiamo copiarla e incollarla, oppure tagliarla, oppure non so, come vedo qua, flipparla. Possiamo fare un sacco di cose. Allora, prima di tutto andiamo a fare slash slash, per esempio copy, e dovete tenere in mente questo. Io ora lo sto copiando, però WordEdit automaticamente mi salva la posizione in cui lo copio, ed è come se mi creasse un'immaginetta virtuale di questo, e io mi sposto e lui si sposta. Quindi posso copiarlo, e da qua io l'ho copiato. Se mi sposto, non lo vedo, però per WordEdit è come se ci fosse una struttura qua che è uguale a questa. Infatti al mio comando slash slash past, si creerà l'altra struttura e la renderà visibile. Se io mi ruoto, questo però non funziona, faccio un undo per togliere questo, io mi ruoto, però la struttura rimarrà sempre qua, perché non ha effetto per le rotazioni, solo per i cambiamenti di x e y. Quindi, unduiamolo, per ruotarlo si usa il comando slash slash rotate, e andiamo in gradi, quindi 90 gradi gira così, quindi a destra andrebbe, quindi rotate 90 e past. E vedete che mi ha ruotato la clipboard, si chiama in realtà, ma ok. Possiamo anche fare rotate di 180 o ulteriormente 90 e vedete che adesso me lo copierà dietro. Esattamente. Facciamo un altro undo e andiamo a fare così adesso. Allora, abbiamo la nostra regione qua. Possiamo
Andiamo a ruotarla di nuovo di 90 in modo da riportarla dritta perché 90 più 90 più 90 più 90 sarà 160 gradi come l'ora del punto di partenza che sono 0 e andiamo adesso a flipparlo. Flipparlo cosa vuol dire? Vuol dire far scambiare, quindi esattamente fare così. Ok, vi spiego. Vedete che questo è alto e questo è basso. Quindi andiamo, è già copiato, facciamo sessione flip. La copy board è stata flippata. Andiamo qua e la pastiamo. E vedete che me l'ha ribaltata di 180 gradi. Possiamo poi tagliare la regione con il comando slash slash cut. Quindi è già selezionata. Andiamo a tagliarla e magari ci mettiamo qua. Non so, la ruoteiamo di 270 gradi in modo da farla andare verso sinistra. Quindi un bel rotate 270 e un bel past. E vedete che l'abbiamo tagliata da qua e riportata qua. Adesso abbiamo poi alcuni comandi abbastanza utili, come lo stack. Che cos'è lo stack? Stack deriva da impilare in inglese e significa letteralmente così. Ovviamente andiamo a selezionare la nostra regione, andiamo a copiarla, non qua, esattamente, aspetta che andiamo a riselezionare, la copiamo e andiamo a fare slash slash stack e andiamo a vedere, aspetta, allora stack era, dobbiamo scegliere una direzione, quindi per esempio andiamo up, quindi verso su, quindi up. E mettiamo un numero, quindi per esempio boh, 5 volte la voglio. Stack count direction. Count 5. Ah, ok. Funziona così. Abbiamo lo stack, dobbiamo scegliere un numero di volte in cui in questa andrà a impilarsi e la direzione, quindi per esempio boh, voglio farla staccare 5 volte verso l'alto, quindi voglio fare 5 copie di questa una sopra l'altra, quindi voglio fare stack 5 e direzione up, suppongo. Quindi eccola qua. E siamo andati ad impilare questa struttura. Adesso anduiamolo. Undo. E andiamo a rimuoverlo. Per esempio, boh, non so, posso fare da qua a qua set air. E questo è un altro comando abbastanza utile. Poi, WordEdit ci propone delle strutture già prefabbricate. O meglio, ci propone delle strutture geometriche che noi possiamo andare ad eseguire con dei comandi. Per esempio, voglio fare una piramide, la facciamo di sandstone, e possiamo fare piramidi, sfere e cilindri. Occhio però che al nostro comando slash slash e il nome della struttura andrà a fare una struttura piena, quindi con tutti i blocchi dentro pieni, e questa cosa fa lagare un sacco. Per questo WordEdit ha inserito la funzione H. E non so perché sta per empty, ma letteralmente in italiano vuol dire vuota. Quindi H-sphere, H-pyramide e H-chill sono i tre comandi che evocano strutture, evocano strutture prefabbricate in un modo istantaneo e vuote all'interno soprattutto. Mentre i comandi pyramid, sphere e chill evocano strutture, ma non sono vuote. Vi spiego cosa intendo. Allora, andiamo a fare slash slash H-sphere e andiamo a mettere, la facciamo di sandstone con un raggio di 5. Andiamo a fare sandstone 5. Vedete che ci ha creato una sfera, ovviamente giù continua. Eccola qua. Con un raggio di 5, vuoto all'interno. Adesso, eccolo qua. Anduiamola. Ovviamente posso mettermi anche in aria. Adesso al comando slash slash sphere e non hsphere mi creerà la stessa sfera, però è piena. Letteralmente piena. Anduiamola anche questa. Adesso andiamo a guardare la piramide. Quindi H pyramid. E vedete che ci ha creato questa piramide vuota all'interno. Andiamo a vedere il comando pyramid. E vediamo che ce l'ha creata piena. Quindi all'interno è letteralmente piena. Anduiamo tutte e due le cose. E vi faccio vedere il cilindro. Il cilindro ha una particolarità perché ha anche l'altezza, quindi non dovete solo mettere un raggio, ma dovete anche mettere l'altezza. Quindi slash slash hcl, quindi per creare il cilindro vuoto senza la base piena. Hcl mettiamo boh, di sandstone sempre. Con un raggio di boh, possiamo mettere 5 e un'altezza di 3. In questo modo ci ha creato un cilindro vuoto con raggio di 5 e altezza di 3. Anduiamolo. E andiamo a ricreare lo stesso cilindro ma pieno. E vedete che Jesus ci ha creato il cilindro pieno.
Anduiamolo anche questo. Ok, mettiamo caso che abbiamo delle entità. Dobbiamo rimuoverle in una determinata area. Però, boh, non sappiamo. Vogliamo farlo istantaneamente senza tirare fuori la spada e picchiarli. Possiamo fare slash butcher. E li abbiamo uccisi. Spariti. Quindi, se tipo abbiamo delle costruzioni che sono buie all'interno, spawnano, ma facciamo butcher e li muoviamo. Adesso possiamo fare la stessa cosa anche con remove. Quindi, remove. Che però funzionerà con alcune cose e basta. Quindi, per esempio, gli items droppati, i minecart, tutte quelle cose che fanno laggare, ecco. E questo per aiutare col lag. Poi abbiamo il comando slash snow per innevare una regione. Quindi, slash snow. Però, non avendo una regione, fa un'area a scelta. E possiamo fare slash thaw per letteralmente disgelare o sciogliere. Avessimo per esempio un incendio, quindi non so, possiamo fare boh, così, che fa abbastanza laggare anche. Possiamo fare slash slash X, che letteralmente sta per extinguish, per spegnere il fuoco. Poi Word Edit ci aiuta anche col movimento, perché non dobbiamo solo ecco, lavorare ma anche spostarsi. Per esempio io voglio andare laggiù e farò slash jump to e mi ha teleportato qua. Da là, posso andare là, vado qua, voglio tornare là, e questo comando ci sposta automaticamente a seconda di dove noi puntiamo il puntatore. Abbiamo poi il true. Come funziona il true? Metti che hai, non so, una piattaformina qua, e devi passare attraverso questo muro. Metti che non vuoi rovinarlo, fai slash true, che è true, e ti teleporta dietro il muro. Fantastico. Abbiamo poi l'app, che questo è molto utile se dobbiamo posizionare un blocco per fare una regione. Facciamo slash app 1 e salite da un blocco. Possiamo fare app 10, salite 10 blocchi. Ma ad ogni modo, questo è utile per quando dobbiamo selezionare regione. Possiamo fare app 1, lo faccio sempre attaccato, e poi selezionarlo. Abbiamo alcuni comandi che io definisco extra perché sono importanti, sì, ma non hanno una funzione precisa, non riesco ad inserirli in un contesto, che sono il count, per esempio posso contare quanti blocchi ci sono qua, quindi slash slash count, e mi dice che sono, sand, quindi contiamo quanti blocchi di sabbia ci sono nella mia regione. Sono 323, quindi per esempio da qua a qua sono 190. Ok, e fin qua, riusciamo a capire. Poi abbiamo il center, questo è molto utile. Abbiamo una regione, andiamo slash slash center e mettiamo un blocco a caso, per esempio dirt. Ok? E ci ha creato il centro della regione selezionata con un blocco a nostra scelta. E questo è abbastanza utile se dobbiamo costruire qualcosa di decentrato. Poi possiamo andare. Passiamo ora ai comandi più complicati, ne sono due. Altri non ve li presento perché dovrebbe esserci un tutorial solo per quelli che sono le schematiche e il terraforming. Faccio vedere brevemente. E solo alcune funzioni dello smooth e del brush, perché premetto sono molto difficili da usare, sono lascio stare. Quindi andiamo con lo smooth che è il più facile. Lo smooth serve per pianificare, o meglio, aiutare la costruzione di un'area. Quindi, per esempio, abbiamo questa regione qua, andiamo a fare slash slash smooth, e vedete che là, avete visto, due blocchi sono stati smoothati, quindi spianati, ecco, per rendere il tutto un po' più fluido. Questo ora non si vede perché non è è così ripido. Però fidatevi che quando avete una bella montagna vi aiuta molto lo smooth. Tipo vedete qua, terrain heatmap smoothed. L'avete visto qua? Adesso è molto tutto più scosceso e ripido. No, è tutto molto più ordinato. Andiamo poi col brush, questo è infame. Ci vorrebbe un tutorial solo per il brush e per il terraforming, ma ve lo faccio vedere così. Per il brush abbiamo bisogno di uno strumento a caso che non sia l'ascia di legno, quindi per esempio io decido la zappa in diamante perché mi piace sempre. E andiamo a fare. Dobbiamo averla in mano e fare slash slash br o brush, è la stessa cosa, l'abbreviativo. E abbiamo varie funzioni. Quelle che preferisco io sono lo smooth e la forest e la gravity. La smooth è forse quella più utile. Brush smooth, gli diamo, non so, un Minecraft sand e gli diamo un'area di, perché la batteria scarica, gli diamo un'area di 4. Gli diamo brush smooth, gli diamo un'area di 4. E basta essenzialmente. E vediamo che al nostro premere l'area si deformerà. Quindi, per farvi vedere meglio il funzionamento del brush, abbiamo il nostro comando qua, slash br smooth 4. Abbiamo selezionato la zappa e vedete che adesso il mio premere sulla montagna
questa si modificherà e diventerà tutta più dolce, ecco, e non magari solida o altro. Quindi questo si chiama terraforming e aiuta alla costruzione di paesaggi naturali, ecco, per non fare tutto quadrato, se costruiamo un quadrato per smuttarlo. Quindi vi faccio vedere l'ultimo mio comando preferito, l'ultimo comando di Word Edit, che non è l'ultimo, ecco, però è quello che un po' mi piace di più. Si chiama Naturalize. Serve per fare, boh, non so neanche io, creare, fare dei blocchi e renderli più naturali. Per esempio, smuttiamo un po' e poi selezioniamo una regione così. Vado a mettere qua tranquillamente POS 2. Vedete che qua c'è della roccia, non ci dovrebbe essere perché è un po' strano. Metto POS 2 e andiamo con Naturalize. Naturalize. E vedete che adesso è reso tutto più naturale perché infatti la roccia non è più sopra e è tutto a posto. Quindi, se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like e iscrivervi perché ci ho messo veramente tanto. Sono 23 minuti di registrazione, mi sto sgolando ed è stato difficile da spiegare. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, per favore, è l'unica cosa che chiedo. E imparate questo cantissimo Word Edit benedetto che è utile. Ci vediamo. Ciao ragazzi!